Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. In questo video vedremo come installare tutti gli emulatori immaginabili e possibili presenti. Cominciamo subito. Cosa che dobbiamo fare, intanto io vi faccio vedere che sono su iOS 9.2, quindi l'ultima versione, e adesso andiamo a vedere subito il tutorial. Per prima cosa apriamo l'App Store e rechiamoci nella sezione cerca e dopo cerchiamo WeChat, l'applicazione che useremo. Ebbene sì, useremo WeChat. Molti di voi l'avranno già installata, però io la scaricherò perché diciamo è da un po' di tempo che non la uso. Una volta che il download sarà terminato, la apriamo. Come vedrete, ora ci chiederà di accedere a registrarci. In questo caso faccio clic su accedi. Una volta eseguito l'accesso, clicchiamo qui sul più, aggiungi amici e scriviamo Xiaoji con la J Game. Vi lascerò il suo nome in descrizione, il nome dell'account developer, diciamo, del creatore. Ci clicchiamo, inserisci account ufficiale e ora sarà tutto in cinese. Come vedete, dovremo cliccare in questa sezione al centro dove c'è scritto iOS. Facciamo clic su questa sezione e lui ci darà qui ci avrà scritto una cosa che io non riesco a tradurre. Comunque ci avrà scritto una cosa. Come vedrete, dovremo cliccare su questa striscia blu che è un link. Una volta che si sarà caricato, dovremo cliccare i tre puntini in alto a destra di WeChat e cliccare apri con Safari. Ok, come vedete ora ci aprirà un link tutto nostro e dovremo cliccare qui il primo quadratino dove c'è scritto sempre iOS. Clicchiamo installa quando ce lo chiederà, ma scendiamo e copiamo questo. Questo qui sarà il nostro codice di attivazione come autorizzazione e clicchiamo e facciamo clic su copia. Ok, sarà un download abbastanza lento perché è un'applicazione pesante e poi è un server abbastanza lento. Il prossimo passaggio da fare è aprire AppyCheek, l'applicazione che abbiamo installato. Come vedete ci sarà detto sviluppatore interno non autorizzato. Per annullare questo errore basta andare in impostazioni, generali, gestione profili e dispositivo, oppure sulle versioni di iOS più vecchie, di iOS 9.2, profili, e sarà Shenzhen Missy Interactive Entertainment. Clicchiamo autorizza. Ok, ora clicchiamo il pulsante home, usciamo, andiamo e riapriamo AppyCheek. Ora AppyCheek si sarà aperto del tutto funzionalmente e come vedete è già attivata, però per me è già attivata perché l'ho già testata su questo dispositivo ovviamente, però a voi vi chiederà di inserire il codice di attivazione, quindi non vi preoccupate, mettete il codice di attivazione e partirà. Ora andiamo a vedere delle cose. Adesso noi vedremo come scaricare giochi. Io ad esempio prendo un gioco di NDS e come vedete ecco qui i migliori giochi. Intanto vi dico una cosa, lui è tutto montato, quindi funziona benissimo, avrete tutti gli emulatori in un'app. Facciamo un test e adesso capiremo tutto. Intanto dovremo prendere sempre i giochi che avranno la scritta EU, N o ITA, a volte c'è anche ITA. Io prendo questo qui, New Super Mario Bros. EU, clicchiamo sulla sua icona e ci verrà la scritta loading, cioè caricamento. Qui avremo l'opzione di mettere like o dislike e clicchiamo questo pulsante di download. Una premessa, funzionerà molto bene se avrete il jailbreak. Se non lo avete sarà naturalmente giocabile, però diciamo se con qualche minimo lag. Soprattutto i giochi per PSP che sono più pesanti. Ora usciamo e nella sezione My Games avremo un gioco. Ora alzo un secondo il volume, soltanto per poco, per farvi sentire com'è, per farvi capire che il volume è ottimo.
Ok, il volume è ottimo, non si può commentare niente. Però come vedete, se io apro Mario File 1 nuovo, mi pare che Happy Chicken, questo è il nome dell'applicazione, non abbia il salvataggio automatico. Quindi per salvare il gioco dovremmo cliccare su questa X. Come vedrete cadrà, diciamo, e si smetterà di giocare. E mi raccomando, un errore che fanno in molti è che nei video di questo genere di cose, insomma, in questo tipo di video di Happy Chicken non hanno spiegato, è che se noi clicchiamo per riaprire ci darà due opzioni, una in grassetto e una più chiara. Mi raccomando, noi dovremmo cliccare quella più chiara, in pratica quella a destra, per ricominciare il gioco da dove eravamo. Invece quella a sinistra, in grassetto, sarà per ricominciarlo da capo. Però come vedete non c'è un minimo lag, cioè un gioco veramente perfetto. Però mi prendo qualche altro minuto per parlarvi di questa applicazione, Happy Chicken. Allora, intanto per cancellare un gioco si cliccherà sul cestino. Dovremo cliccare su questo cestino, in alto a sinistra, cliccheremo qui e verrà cancellato in automatico. Per cercare un gioco in inglese dovremo andare in Find Game, in questa lente di ingrandimento, e scrivere ad esempio Pokémon. Come vedete adesso ci sarà un altro caricamento e ora noi selezioneremo un gioco. Come vedete questo Pokémon Pearl è in Ita, quindi andate certi, Ita è perfetto. Facciamo un test con Pokémon Pearl, che è in Ita proprio. Come vedete c'è il solito loading. Cliccheremo in download e partirà. E per vedere i download, un'altra cosa interessante, aprire My Games, andare in questa sezione e vedremo i caricamenti del download. Quindi questo video finisce qui, vi invito a lasciare un bel mi piace per questo nuovissimo Happy Chicken che sui dispositivi Angel Broken installa tutti gli emulatori esistenti, e che è una cosa fantastica. Io pensavo di farvi la guida su NTS, ma non ne vale la pena perché questo è molto più facile. Quindi ricordatevi, un pollice in su, iscrivetevi e andate nel mio canale Twitter che vi lascio in descrizione. Quindi ciao a tutti. E scusatemi se non ho fatto un video speciale per Natale, ma sono stato un po' ben occupato e sono stato, diciamo, un po' assente. Però vi prometto che questo continuerà. Ci vediamo la prossima settimana, sabato e domenica, con un altro fantastico video. Ciao a tutti.